Buongiorno ballerine e ballerini, io sono Lea, per chi non mi conoscesse e fosse nuovo su questo canale, benvenuti. Sono una ballerina professionista diplomata all'Accademia di Basilea e creo contenuti riguardanti la danza a 360 gradi. Se anche tu ami la danza ed è un fuoco che arde in te, mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella. Oggi risponderò alle vostre domande. Qualche giorno fa ho messo su Instagram un box in cui potevate farmi tutte le domande che volevate rispetto alla danza, ne ho selezionate alcune e oggi risponderò. La prima domanda me l'ha fatta Angela e mi ha chiesto: se si è impossibilitati ad entrare in accademia, quale potrebbe essere un'alternativa? Angela, a riguardo ho fatto tra l'altro un video molto molto mirato, però in breve ti posso dire che o scegli un liceo coreutico e intanto continui a dare nella tua scuola di danza per avere un doppio allenamento e quindi essere preparata al meglio, e poi da lì farai audizioni per le compagnie, oppure rimani nella tua scuola privata, ne cerchi una, se la tua è già professionale va benissimo, se no ne cerchi una che ti può formare a livello professionale, quindi studi 3-4 ore al giorno e integri anche con riscaldamento, stretching e varie attività come pilates, yoga, girotoniche eccetera, e poi da lì da sola, finite le superiori, fai audizioni per le compagnie. Queste sono un po' le due strade che puoi prendere. La seconda domanda che mi è stata fatta è: secondo te è più importante l'espressione o la tecnica? Ringrazio Lucia per la domanda perché è molto interessante. Indubbiamente nella danza classica c'è una fortissima componente di tecnica, ma l'espressione è tutto. In passato, se pensate alle ballerine, erano praticamente quasi tutta espressione e un po' meno tecnica. La tecnica è venuta ad affinare con gli anni. Però credo che sì, sia bello vedere una pirouette fatta bene, un passo molto pulito, ma se c'è espressione, c'è interpretazione del personaggio, allora lì traspare veramente l'anima della ballerina e la danza ha inizio, quindi indubbiamente l'espressione. Un'altra domanda che mi è stata fatta me l'ha fatta Cecilia e chiede: fa bene correre per i ballerini o aumenta troppo la muscolatura? In realtà correre fa bene dal punto di vista della resistenza, quindi per farsi il fiato, però non ingrossa neanche troppo la muscolatura, l'unico problema sono le ginocchia e anche un po' le caviglie e i piedi, perché se correte su asfalto duro diventa un po' impegnativo, quindi forse potreste optare per una corsa sul tapirulan. Poi ci sono comunque anche tante altre attività per il respiro e la resistenza, per il fiato, il nuoto, le camminate in montagna che sono un pochino più ripide ma sono comunque tranquille eccetera. Vicky mi chiede: consigli per migliorare l'arabesque ed essere flessibili? Ecco qui Vicky, arriverà la mia scuola di danza online a fare al caso tuo, perché i prossimi due corsi riguarderanno proprio queste tematiche, comunque tematiche molto simili, quindi a settembre tieniti pronta perché sulla mia piattaforma potrai trovare tutte le lezioni dedicate proprio all'arabesca, alla flessibilità. Ma per ora, intanto, riguardante la flessibilità abbiamo dei video su YouTube, c'è il video dello stretching, c'è il video delle aperture, quindi intanto potresti provare a fare quelli, sono molto molto utili. Intanto il corso è l'unico che è uscito per ora, riguarda l'Andeor, e lo trovate qui in descrizione, trovate il link e trovate anche il link al gruppo Telegram in cui c'è il codice sconto. Altra domanda che mi avete fatto: Sophie mi chiede che strada avresti voluto intraprendere se non avessi scelto la danza. Io sin da piccola ho sempre pensato che una vita sola non mi sarebbe bastata per fare tutte le cose che mi piace fare. In realtà, scegliendo il percorso di Lea, ho scelto di fare tante cose, quindi non solo la danza. Sì, la danza è una parte, ma in realtà posso fare tante cose, posso essere creativa e con tutti i progetti che ci sono in futuro potrò anche scegliere tante piccole altre strade. Quindi in realtà ho scelto davvero quello che avrei sempre voluto fare, quindi imparare cose nuove ogni giorno e sperimentare. Una domanda gettonatissima che mi avete fatto in tantissimi è: depilazione versus danza. Posso dire che nella danza è necessario essere sempre puliti, ordinati e precisi, anche perché la divisa è body e calze, è una divisa che mostra moltissimo e quindi dobbiamo sempre essere impeccabili, soprattutto per gli spettacoli di danza, perché lì non sapremo bene quale costume indosseremo e quindi non sapremo bene quali zone si possono vedere, non si possono vedere, sarebbe spiacevole se non fossimo ordinate, quindi fossimo in disordine. E un'altra domanda ancora che mi ha fatto Laura è: hai mai pensato di laurearti? Sì, mi sto laureando. Bene, con queste domande concludo il Q&A di oggi, spero che vi siano piaciute, rispondete ai commenti e fatemi altre domande nei commenti, così creerò un altro video Q&A molto presto. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!